Buonasera o buongiorno YouTube per chi vede questa diretta in differita. Stasera parliamo di tre elementi per realizzare tutto ciò che vuoi. Volevo leggervi un paio di citazioni. Una l'ho messa sulla storia, era bellissima, mi è piaciuta tanto, non mi ricordo di chi è. Non è quello che non sai che ti mette nei guai, è quello che sai per certo. E che non è così. Voi sapete che la realtà è solamente, non esiste la realtà oggettiva e la realtà è solamente la nostra interpretazione, la nostra percezione di quello che abbiamo intorno. Quindi ripetiamo, non è quello che non sai che ti mette nei guai. Perché? Perché se sai, sei consapevole di qualcosa, lo puoi cambiare. Hai portato alla consapevolezza, hai portato alla luce e hai il libero arbitrio. Puoi scegliere se perseverare su questa cosa o cambiare la strada. Quindi non è quello che non sai che ti mette nei guai, è quello che sai per certo e non è così. Quello che sai per certo è perché la nostra mente mente. Quello che sai per certo, noi parliamo delle nostre convinzioni limitanti. Quindi parliamo delle credenze che abbiamo su di noi, sugli altri, sulla vita in genere, in generale, sulla carriera, sul successo, sulla salute, sulle relazioni. È quello che noi crediamo vero e non sappiamo che può essere diversamente. È quello che il nostro, che è l'inganno con la L maiuscola della mente. La mente mente. Perché noi crediamo che così e basta, spesso sentiamo che ah, questa cosa è così e basta, non si può cambiare, perché è un dato oggettivo, ma non esistono i dati oggettivi, perché i dati oggettivi non è la verità universale, non è la verità assoluta. E noi spesso abbiamo paura di conoscere la verità universale, la verità assoluta. Noi siamo, anzi, siamo maestri per non conoscerla. È per questo che si dice che noi siamo addormentati e stiamo attraversando il percorso di risveglio. Il risveglio non è altro che conoscere la verità così com'è ed esiste la verità assoluta e prima la possiamo percepire a livello delle sensazioni, poi la possiamo creare anche a livello della mente, ok? Perché ci sono dei pensieri, delle convinzioni, diciamo, delle strutture di pensiero che sono false e ci sono delle strutture di pensiero che sono vere, non in oggettivo, cioè non nella relazione della persona, ma sono le verità assolute, sono quelle che appartengono ai livelli di consapevolezza alta. Noi abbiamo parlato molto dei livelli di consapevolezza di Hawkins e io continuo a parlare e continuerò perché i livelli di consapevolezza di Hawkins, se ancora non avete conosciuto, vi invito a cercare. Ho fatto su YouTube, sul metodo MCA, diversi video, anche un webinar dove, anche sui webinar, insomma, mi baso sui livelli di consapevolezza di Hawkins. Allora, tutto ciò che sono livelli bassi non è la verità su di noi. Quindi ogni volta che noi viviamo un problema, una difficoltà, sia nel campo della salute, cioè sia di salute, sia delle relazioni, sia dei rapporti interpersonali, sia dell'abbondanza economica, successo, autorealizzazione in generale, tutti gli ostacoli, tutte le difficoltà che troviamo nella nostra vita non sono le verità assolute. Perché noi pensiamo che il mondo è competitivo, che la gente è cattiva, che non funziona niente, che non lo so che cosa altro, che c'è la crisi, che c'è il complottismo. Non è la verità assoluta. Sono le strutture di pensiero e la Matrix, nella quale viviamo, ok? Ma non è vero, è l'illusione della mente e noi ne possiamo uscire. E qua vi voglio leggere la seconda citazione. Questa è invece la citazione di Dr. Hawkins. Sei un essere illimitato,
L'unico limite è ciò che mantieni nella mente. Non ci sono cause esterne, quindi tutto comincia dentro la nostra mente, tutto comincia da noi. È qua che abbiamo il potere. Qua abbiamo il potere di cambiare tutto, di sgamare l'illusione della mente. E quando ognuno di noi comincia a fare questo lavoro nel personale, nell'individuale, cambierà anche il collettivo. Noi non possiamo cambiare i sistemi con la lotta, con la negazione, con la rabbia, con la paura, con ribellione. Non ci sono, non, la ribellione serviva qualche tempo fa, qualche centinaio di anni fa, eccetera. Adesso i tempi sono cambiati, adesso l'energia è molto alta. Adesso noi siamo chiamati a alzare la nostra consapevolezza, spostarsi dai livelli di illusione della mente e andare oltre. Quando andiamo oltre, accade il miracolo. Per miracolo io intendo tutto ciò che avviene come una manifestazione, creazione non lineare, ecco. Quindi arrivano le coincidenze, ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa. Arrivano le coincidenze miracolose, le cose crescono, nascono, appaiono molto velocemente. Più alta la tua frequenza, più alta la tua consapevolezza, più facile è la vita. E oggi parliamo proprio di questi tre elementi per realizzare tutto ciò che vuoi e ovviamente parliamo della consapevolezza e parliamo di ciò che influenza maggiormente la nostra consapevolezza e come nel concreto salire questi livelli di consapevolezza. Allora, l'universo ti dà sempre ciò che chiedi, questo abbiamo detto e ridetto. Se ancora non hai realizzato qualcosa, se ti senti bloccato e frustrato, guarda la diretta di oggi, sto leggendo la descrizione di ieri. Qui parliamo stasera di tre elementi che devono essere allineati per avere 100% del successo ed è una strada garantita. Garantita, tutte le altre possono fallire, ma se voi andate verso la verità universale, verso la verità assoluta, non potete fallire. E tutto sommato, allora la strada è facile, perché il suo meccanismo è semplice, ma è molto difficile mettere in pratica perché noi caschiamo sempre sui vecchi schemi. Quindi caschiamo sempre, cadiamo nei nostri meccanismi, nelle nostre abitudini e continuiamo a fare ciò che abbiamo fatto per tutta la vita. Invece ciò che va fatto è fermarsi un attimo e agire in modo diverso. Ma noi possiamo agire in modo diverso solo se siamo persone diverse, ok? Quindi abbiamo automatismi diversi e noi possiamo creare quando abbiamo le frequenze diverse. Ecco così. Allora, questi tre elementi. Sul primo è facile agire, il secondo puoi trattare marginalmente, ma il terzo è decisivo. Probabilmente è proprio questo che ti blocca maggiormente e tu non te ne accorgi neanche. E qua in sostanza vi ho già spoilerato perché le citazioni che le ho scritte, la diretta l'ho preparata ieri, invece citazioni le ho scritte oggi a mano, già hanno svelato il mistero. Allora, abbiamo parlato sempre della legge di attrazione, abbiamo parlato della legge di assunzione, abbiamo detto che la legge di attrazione funziona sempre. E se non ha funzionato per te, perché c'è qualcosa che ancora non hai scoperto, è proprio questa cosa, è quello che sai per certo e che non è così. Qualcosa tu sai per certo, invece non è la verità assoluta, quindi stai nell'inganno. Se stai nell'inganno è quello che blocca maggiormente i tuoi progressi. Quindi se non sei riuscito ad ottenere qualcosa, non, perché non hai trovato ancora che cosa
Di che cosa sei convinto e ti stai autosabotando in sostanza. Allora, io sulla legge di attrazione, diciamo che ho ancora prima di conoscere la legge di attrazione, ho intuito già da ragazza che c'era qualcosa che non ci è stato detto. Già quando avevo 15 anni, vedevo tutto il mondo intorno a me, sentivo un grande malessere, volevo andare, quindi avevo il desiderio di andare verso la vita migliore. Invece, stavo nei schemi che mi facevano sempre stare peggio. Qualsiasi cosa volevo intraprendere, realizzare, poi gira gira arrivavano i fallimenti, delusioni, dispiacere, dispiaceri, rifiuta, abbandono, eccetera. Ma nonostante tutto, io ho avuto sempre questa sensazione che c'è qualcosa che non ci insegnano a scuola, c'è qualcosa che non ci dicono in chiesa perché sono cresciuta in un paese cattolico, c'è qualcosa di cui non si parlava all'epoca, ormai parliamo di tanti anni fa, ma c'era un potere nascosto dentro di noi al quale noi potevamo trovare, io potevo trovare l'accesso e sentivo che questa cosa per me era molto importante, perché questa cosa avrebbe risolto la maggior parte dei miei problemi. È per questo che da quando avevo 15 anni io ho studiato di tutto. Ho studiato di tutto, varie tecniche, psicologia, parapsicologia, Silva Mind Control, tecniche di ipnosi, di autoipnosi, di tutto, l'antica scienza dei Kahuna, di tutto e di più. E ho notato uno schema nella mia vita. Ho studiato la PNL, varie tecniche energetiche, eccetera, e ho notato una cosa. Che ogni volta che volevo andare avanti con i miei progetti, cadevo in una crisi profonda, perché ovviamente i progetti non scorrevano, i progetti si bloccavano, quindi cadevo in una crisi profonda e quella crisi mi spingeva a cercare qualcosa di più, ad andare a conoscere più in profondità me stessa, perché io sapevo che la soluzione era nel fatto di conoscere la mente subconscia. E questo voi probabilmente lo sapete se mi seguite già da un po', se è la prima volta che mi ascoltate. La nostra mente è fatta di due parti. La parte razionale, quella che conosciamo, che è circa 5% della mente, e la parte subconscia. Quella parte più profonda, quella che è fuori dalla nostra consapevolezza, che è molto molto potente. E tutti, già da ragazza, quando mi arrivava qualche libro, qualche nozione, tutti parlavano di questo subconscio che è potentissimo, che è in grado di bloccare qualsiasi nostro progetto ed è in grado altrettanto a soddisfare, a esaudire ogni nostro desiderio. Quindi per me era come se fosse una bacchetta magica, come il genio della lampada, però bisognava trovare la chiave d'accesso, perché con il subconscio non si riusciva a parlare così normalmente. Infatti, c'era chi diceva di visualizzare, c'è chi insegnava all'epoca di ripetere le affermazioni. Io ho fatto di tutto, ho scritto quaderni, quaderni e quaderni di affermazioni, ma non funzionavano. E ripeto, se qualcosa non funziona per te o ancora non ha funzionato, significa che ti sfugge qualcosa, che ti sfugge qualche elemento, perché le affermazioni da sole non funzioneranno, perché gli elementi devono essere tre e devono essere allineati. E qua parzialmente abbiamo già detto. La cosa fondamentale è arrivare al nostro subconscio, alla mente questa profonda e trovare un modo per, uno, scoprire quello che c'è realmente. Torniamo
alle nostre citazioni, non è quello che non sai che ti mette nei guai, è quello che sai per certo e che non è così che ti mette nei guai, che ti crea problemi nella vita su tutti i fronti, ti crea problemi di salute, ti crea problemi relazionali, in amore, nel lavoro, nell'abbondanza economica, su tutti i fronti. Quindi quello che sai per certo significa ciò che di cui tu sei convinto, perché la tua mente profonda crede che è così, che è una verità assoluta, invece la verità assoluta non è. Quindi a noi serve uno strumento, un modo per riuscire a scoprire dove la mente mente per poter andare oltre i limiti. Quindi il primo elemento che dobbiamo fare, che dobbiamo avere, che dobbiamo allineare per realizzare tutto ciò che vogliamo, sono proprio le nostre credenze subconsce. Ma non bastano le credenze subconsce, anche perché è molto difficile arrivare, e praticamente questo è il terzo elemento, quello che ho scritto, vi ho letto nella descrizione, è molto difficile arrivare. C'è un'altra cosa, perché non riusciremo mai ad ottenere ciò che desideriamo con sole affermazioni o con sola visualizzazione. Quello che noi possiamo percepire e accorgersi più facilmente sono le emozioni. E questo è il primo elemento. Perché? Perché le emozioni sono quelle che hanno la carica energetica più forte, e qua parliamo di energie, di frequenze, di vibrazioni. Le emozioni non sono altro che emozioni, che energie in movimento, e emozioni possono avere veramente una carica molto forte e le sentiamo a livello del corpo. E questo l'abbiamo sempre detto in tutti i video, tutte le dirette precedenti. Ma attenzione, voi sapevate che l'essere umano medio, comune, spreca la maggior parte delle energie vitali per reprimere le emozioni? Quando vi siete spossati, stanchi, sopraffatti, esauriti, non lo so cos'altro, bloccati, non avete voglia di agire, non avete voglia di uscire da casa, intraprendere le azioni, quando sì, vi piacerebbe ottenere una cosa, ma tanto non fa per me, tanto è un desiderio così lontano che non alzo neanche il dito per muovermi in questa direzione, perché non ho proprio la forza per farlo, è perché la maggior parte delle nostre energie vitali noi la utilizziamo, la sprechiamo per reprimere le nostre emozioni, per non sentire le emozioni, perché noi le emozioni non le vogliamo sentire, perché abbiamo paura di provare le emozioni brutte, tra le virgolette. Perché abbiamo paura di provare le emozioni? Perché pensiamo che ci possono far male, ci possono influenzare. Invece, quando diventiamo consapevoli, quando abbiamo strumenti giusti, noi sappiamo che le emozioni le possiamo liberare, e anche facilmente. Quindi il primo lavoro, la prima cosa che dobbiamo fare su di noi, cominciare a scoprire, a darsi il permesso di sentire le emozioni. E stamattina mi è arrivata una testimonianza di una signora che fa corsi con me, fa anche coaching, che io ringrazio Rita molto, perché mi ha riempito di gioia, perché lei mi dice: Ursula, solamente dopo il percorso con te io riesco a provare le emozioni. Sì, ho avuto coraggio di sentire quelle, tra le virgolette, negative, perché poi alla fine non sono negative, siamo noi che gli diamo questo valore, le giudichiamo negative. Quindi lei dice: ho avuto il coraggio di sentirle, anche di le ho rilasciate, e grazie a questo ho passato un fine settimana bellissimo, perché ho potuto gioire e sentire proprio la gioia e le emozioni bellissime delle persone che avevo intorno, che prima non le sentivo. Perché? Perché quando noi reprimiamo le emozioni non riusciamo neanche a provare le emozioni positive, quindi quelle gioia, amore,
con passione, neanche quelle belle possiamo sentire quando reprimiamo quelle brutte, tra le virgolette, sempre dico tra le virgolette perché è sempre, parliamo sempre del nostro giudizio. Quindi le emozioni ci possono fare da guida. Sentire le emozioni ci permettere a comprendere un po' dove siamo a livello di consapevolezza della scala di Hawkins. La scala di Hawkins non è altro che una mappa verso la felicità. Abbiamo fatto anche una puntata, ho fatto un video, forse anche al webinar, ho parlato proprio della percentuale della felicità che è legata ad ogni livello di consapevolezza. Quindi più si alza la nostra consapevolezza, più siamo felici. Più siamo felici significa che ci siamo più realizzati nella vita su tutti gli aspetti. Quindi più diventiamo consapevoli, più eleviamo le nostre emozioni, più liberiamo quelle di ottava bassa, quelle di contrazione, e più riusciamo a provare le emozioni, quelle di ottava alta, quindi quelle di espansione, più liberiamo quelle pesanti, quelle di contrazione, quelle negative che chiamiamo comunemente, meglio stiamo. Meglio stiamo, migliora la nostra salute. Se avete partecipato al webinar, avete visto che dopo aver rilasciato qualche emozione, i sintomi fisici delle persone che hanno partecipato in diretta sono da 10 di intensità passavano a zero. Però le emozioni è il primo passo. Il secondo passo che dobbiamo allineare è il pensiero. Però la mente è talmente abituata a pensare, a fare i suoi ragionamenti. Noi ad giorno dopo, o d'oggi, siamo talmente bombardati dalle informazioni che la mente va all'impazzita, va come un fiume in piena. Quindi fermare un fiume in piena è pericoloso e non si può fermare un fiume in piena. Quindi personalmente dico lasciate perdere i pensieri, lasciateli senza attaccarsi, senza entrare nei contenuti dei pensieri. Prima pensate alle emozioni, poi guidati dalle emozioni, comprendendo che cosa state provando, da là escono fuori le credenze limitanti. E le credenze e le convinzioni limitanti voi potete scoprire quando osservate il mondo all'esterno di voi. Perché quando io vedo che magari incontro sempre difficoltà, che incontro la gente che è incapace, la gente che mi promette le cose e poi non mantiene la promessa, le persone che mi ignorano, le persone che mi trattano male, significa che io ho attratto, la legge di attrazione funziona sempre, questo tipo di realtà. E questo dipende dalle emozioni che provo e dalle convinzioni delle quali non sono consapevole. Perché se io ho una mentalità, ho sviluppato una mentalità vittimista, o magari nel mio corpo, nella mia energia c'è un messaggio di trasmissione: io sono una vittima, che è una frequenza particolare, io attraggo situazioni e le persone che mi confermano che io sono una vittima. E poi io che faccio? Vengo trattata ingiustamente, vengo trattata da vittima, quindi ingiustamente, e mi arrabbio pure. E dico che il mondo è marcio. Ma il mondo non è marcio, perché questa è la mancanza di consapevolezza. Io non sapevo di avere questi programmi e continuavo ad andare e attrarre questo tipo delle situazioni. Quindi ciò che posso fare primo, avere il coraggio di sentire emozioni, quindi cominciare ad ascoltarmi, cominciare a sentire emozioni. Due, avere gli strumenti giusti per liberare le emozioni.
Tre, avere uno strumento per vedere quello che realmente c'è nel subconscio, sia per le emozioni, per quanto riguarda le emozioni che le convinzioni, e da là avere uno strumento efficace per cambiare le credenze. Adesso ho cominciato a dire, non so se, vedo se mi avete scritto qualcosa. Però devo andare su un'altra finestra. Vedo che ci siete. Allora, quello che ho visto, che ho cominciato a parlarvi della mia esperienza personale, che è una ricerca continua, un'integrazione degli strumenti sempre più validi, perché noi dobbiamo aggiornare le nostre conoscenze, perché la mente egoica impara insieme con noi. Più sei evoluto, più evolvi, più lavori su di te, più hai bisogno di strumenti efficaci di lavoro su di te. Allora, io ho visto questo, che quando trovavo un blocco, una difficoltà nella vita, mi buttavo a capofitto si dice, a studiare, a cercare le tecniche nuove, apprendevo qualcosa di nuovo, riuscivo a superare la difficoltà, andare un pezzettino in avanti, dopodiché arrivava un altro muro che mi spingeva ad andare ancora di più a cercare sia dentro, quindi conoscere me stessa, che apprendere le tecniche nuove per superare questa difficoltà. Per esempio, quando ho imparato, quando ho imparato EFT, che l'ho imparato nel 2003, nel 2004 ero una delle prime persone in Italia che l'hanno imparato, io l'ho imparato dal suo ideatore, Gary Craig, poi la tecnica è stata venduta a Anthony Robbins, credo. Io l'ho imparata proprio dall'ideatore. Ho cominciato a fare mental training, ho lavorato con gli sportivi e sono andata avanti, ho creato un bel lavoro. Poi, di nuovo, è arrivato il muro, ho fallito, cioè, ho avuto sempre meno clienti, mi sono lasciata con mio ex fidanzato, sono rimasta, di questo vi ho raccontato già in passato. Sono rimasta da sola, senza mezzi di sostentamento, e qua in Italia non sapevo dove sbattere la testa, e questo mi ha spinto a cercare altre cose, a cercare altre soluzioni. E là mi è arrivata un'altra tecnica che non è tecnica, la ho imparato, la trasmutazione alchemica, che è quello che oggi ho chiamato attivazione MCA. Ho lavorato per un paio d'anni con attivazione, quello che oggi chiamo attivazione MCA, per un paio d'anni con questa attivazione energetica, trasmutando tutti i miei blocchi, tutti i miei programmi, tutto ciò che non andava nella mia vita e non andava tanto, perché veramente non avevo soldi neanche per andare a mangiare, la macchina mi si rompeva ogni 3x2. Veramente vivevo in un monolocale e non potevo permettermi di pagare l'affitto, e là la situazione si è ribaltata, perché nell'arco di pochissimo, perché poi quando voi arrivate con la quantità di energia elevata avviene il salto quantico, quindi tutto ha tipo effetto domino, si incastra a cascata. Da un giorno all'altro mi sono trovata in una bellissima casa grande, e con un compagno e due figli, quindi si è risolto tutto. Ci siamo trasferiti, la casa è quella di oggi, e per un po' andava bene. Dopodiché, di nuovo sono andata in crisi. Dopo i figli sono cresciuti un po', sentivo un vuoto, una mancanza interiore, mi sentivo non realizzata a livello lavorativo, perché a questo punto mio compagno guadagnava bene, manteneva me e i figli, ma io avevo questa spinta di avere la mia indipendenza economica, e questo mi ha spinto di cercare ancora. Quindi ho conosciuto altre tecniche, ho applicato altri sistemi, sono andata ancora dentro di me,
Ho cominciato a utilizzare nuove tecniche per riprogrammare il subconscio. Ho cominciato a fare di nuovo il coaching, perché prima facevo mental training a Roma. Siamo a Roma, poi ci siamo spostati a Viterbo. Dopo qualche anno ho ripreso là dove ho lasciato, e da questa situazione è nato il comando MCA, la tecnica fantastica che è per riprogrammare il subconscio, una procedura in 10 passi, che praticamente in 3-4 minuti hai cambiato una convinzione limitante in una potenziante. Quindi, di nuovo, una profonda crisi mi ha portato a creare uno strumento eccezionale, del quale fino ad oggi non mi resta, centinaia di persone stanno utilizzando e hanno grandissimi successi con il comando. Poi continuavo a lavorare e studiare, ho creato grazie al comando, anche all'attivazione al comando, agli strumenti che avevo, ho creato il mindset di abbondanza, e di nuovo ho creato i corsi dell'abbondanza che hanno creato abbondanza per tantissime persone. Quindi prima lo utilizzavo sempre per me, e poi ho dato un valore aggiunto agli altri. E così via. Al giorno d'oggi, che è successo? Poi, come se mi conoscete, poi c'era un'altra profonda crisi, perché è venuto a mancare il mio compagno. Ormai siamo a 10 mesi e passa, e anche quello mi ha messo KO, mi ha spinto, una crisi profonda mi ha spinto di cercare dentro, e di là è uscito fuori il codice delle emozioni, un'altra tecnica meravigliosa che già sta cambiando vita a tantissime persone, e ad oggi è una degli strumenti più efficaci, più veloci, più rapidi per lavorare proprio sul punto numero uno, quindi sulle emozioni, molto meglio di EFT, molto meglio di tutte le altre tecniche che abbiamo conosciuto prima. E non solo, perché ho trovato e sto sperimentando e sto applicando con il mio gruppo di, diciamo, avanzato, nuove tecniche di lavoro che vanno oltre ciò che già vi ho presentato. Quindi, questo e sono curiosa dove arriverò e fino a dove vado, perché proprio questa ciclicità. Crisi profonda, perché la vita è questo. Scendo e là è difficile. Bisogna che lo comprendete molto bene. Quando scendete, non dovete credere all'illusione. È solamente l'illusione. Noi scendiamo giù per poter risalire ancora più su, per poter spingersi dal fondo e fare grandi conquiste. Questo è l'andamento della vita, questa è la legge della ciclicità, quella della quale abbiamo parlato qualche settimana fa. È un po' come susseguirsi del giorno e della notte, come le maree, che c'è alta marea e bassa marea, così anche nella nostra vita. Non si può essere sempre al top, non si può sempre andare su senza fermarsi mai. Perché è un po' come battito del cuore. Il cuore, per espandersi, si deve contrarre. Anche il respiro, per espirare, per inspirare, dobbiamo anche espirare. Quindi è importante comprenderlo nella profondità, non spaventarsi di questi cicli, ma questo avviene pian piano quando andate avanti, che cominciate a fidarvi del processo, cominciate ad avere fiducia in ciò che fate, perché nella vita niente è sicuro, perché io, per esempio, adesso con la morte ho avuto il primo contatto. Io non avevo mai perso nessuno di persone care, vicine, così, così vicine. E perdere un compagno all'improvviso, da un giorno all'altro, che nessuno se lo aspettava, mi ha traumatizzato. Quindi
La vita non vi può dare nessuna certezza. L'unica certezza che avete è che se voi scendete dentro e avete il coraggio di vedere la vostra zona d'ombra, quindi vedere tutto quello che non è portato alla consapevolezza, tutte quelle emozioni che abbiamo represse perché non vogliamo sentire, tutte quelle emozioni che stiamo razionalizzando, che vuol dire razionalizzando? Ah no, facciamo finta, cioè no, facciamo finta davanti a noi stessi che noi queste emozioni non proviamo perché le stiamo giustificando, ok? Questo è un altro scamotage della psiche umana per non sentire. Quindi se noi abbiamo il coraggio di vedere, di liberare, poi liberare quando avete le tecniche giuste sono veramente poche decine di secondi, passa e liberando potrete inglobare più consapevolezza, più luce, più sicurezza in voi stessi, più fiducia per la vita, più gioia, più amore. E questo vi dà stabilità e questo vi dà la sicurezza perché è l'unica cosa che funziona. Perché tutte le azioni che intraprendete concretamente non è detto che si vanno a porto. Perché se vanno in porto, perché anche se qualcuno vi promette, ah, se tu fai così, 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 il risultato sarà X, non è detto, perché abbiamo talmente tante varianti che nessuno vi può garantire niente. Quindi la garanzia la dobbiamo trovare dentro di noi. Questa è la sicurezza, ma è quella della quale parlano tutti gli illuminati, tutte le persone sagge e anche tutte le persone di successo. Che quelle che hanno capito, non quelle che hanno ancora ottenuto il successo in vecchio modo, quindi con la competizione o scavando le buche sotto qualcun altro, no? Quindi cercando di far fuori qualcun altro. Quelle persone no, quelle stanno nella paura di perdere tutto, ma quelle che veramente hanno costruito nella loro vita hanno la sicurezza interna. E la sicurezza interiore si costruisce man mano che si procede avanti, perché noi ogni volta che troviamo un ostacolo sulla nostra strada, noi siamo spinti, possiamo o deprimerci o prendercela con la vita che è ingiusta, o buttare la responsabilità fuori, oppure possiamo prenderci la responsabilità e trovare quel tassello nella nostra psiche, nella nostra energia, nelle nostre emozioni, convinzioni, eccetera, trovare quel tassello che ci fa evolvere e espanderci e andare oltre e fortificarci e avere più fiducia e affidarsi di più al sé superiore. E ad un certo punto, quando tu questo processo hai fatto 10 volte, 100 volte, 1000 volte, tu ti senti guidato. Tu ti senti appoggiato, tu senti che proprio l'universo che ti stende in tappeto rosso davanti e qualsiasi cosa che ti succede, tu cadi sempre su quattro zampe come i gatti. Perché? Perché la guida ce l'hai all'interno. Perché più evolvi con la tua consapevolezza, più hai un sistema di autoregolazione, più senti la voce interiore, più sai. Anche nei momenti difficili c'è una vocina interna che ti dice stai tranquillo, stai tranquilla perché si risolve tutto, affidati, molla ancora dei pezzi della mente egoica, esci dall'illusione della mente. Oggi proprio appunti niente, sono andata a raffica. Avete delle domande? Mi state seguendo ancora? Non lo so se ci sono i commenti, vediamo. E quindi noi abbiamo i superpoteri, abbiamo la capacità di creare la nostra realtà, abbiamo la capacità di influenzare il mondo intorno a noi e veramente creare da nulla tutto ciò che desideriamo. Ma per questo ci dobbiamo lanciare. Nella mia vita c'erano tantissimi di questi episodi, tantissimi mi arrivano come testimonianze vostre. Poi alla fine è divertente quando tu
metti l'intenzione di creare una cosa, di arrivare l'altra da qualche parte, rilasci le tue resistenze, rilasci tutta l'illusione della mente, quindi emozioni di contrazione, rilasci convinzioni limitanti, lasci scorrere e la vita ti porta su un piatto d'argento più di quanto hai chiesto. Tre elementi sono emozioni, pensieri e convinzioni che devono essere allineate con il tuo desiderio. Secondo le scoperte della fisica quantistica, tutto è energia, anche noi siamo energia. Le emozioni, convinzioni e pensieri creano la nostra frequenza. Quindi se noi vogliamo realizzare qualsiasi cosa, dobbiamo avere le emozioni, convinzioni, pensieri congrui con ciò che vogliamo arrivare, ciò che vogliamo realizzare. Nelle sessioni individuali, per esempio, siccome entro nella profondità del subconscio delle persone, perché attraverso il test kinesiologico andiamo a decodificare le emozioni, i pensieri, per me, dopo anni di esperienza, è lampante vedere quanto, per esempio, il successo economico è legato con i pensieri e le emozioni delle persone. Io quando comincio a decodificare già so perché la persona non riesce ad andare oltre, perché se dentro di noi c'è odio represso, invidia repressa, se abbiamo i sensi di colpa, se abbiamo vergogna e noi spesso non sappiamo neanche che significa vergognarsi perché abbiamo represso tutte queste emozioni, non possiamo andare e non possiamo avere una retribuzione adeguata per il nostro lavoro, perché queste emozioni, ma ho citato quattro, ma cioè, ci sono una marea di sfumature. Queste emozioni, non risentimento, odio, invidia, vergogna, sensi di colpa, non fanno male alle persone verso le quali proviamo queste emozioni, perché le emozioni, risentimento non si prova per la persona, la persona è solamente lo specchio, è solamente l'innesco per le mie emozioni. Quindi se io provo queste emozioni creano la mia frequenza. Quando io odio qualcuno, non solo qualcuno, anche qualche situazione o qualche sistema, o qualche struttura o qualche istituzione. Quindi quando provo questo odio, non faccio male all'istituzione, alla persona, al sistema, ad un evento. Non faccio male alle situazioni esterne o persone esterne. Faccio male a me stessa, perché l'emozione dell'odio, spesso represso, quindi non me ne accorgo, abbassa le mie frequenze, crea la frequenza di contrazione. E se io ho la frequenza di contrazione, non posso raggiungere il mio obiettivo che è più elevato. Un po' come immaginate che vivete in una stanza e il vostro obiettivo è fuori da questa stanza, 3 metri fuori da questa stanza. Voi per arrivare fuori da questa stanza, 3 metri oltre, dovete espandere la vostra energia, dovete essere forti, l'energia deve essere di espansione. Ma se io provo le emozioni di contrazione, io divento sempre più piccola, quindi non mi posso espandere, non posso attrarre ciò che desidero. E queste emozioni, poi c'è il mindset, quindi parliamo delle convinzioni. Se io penso che sono straniera, quindi non posso parlare in pubblico davanti a un pubblico italiano. Se penso che sono troppo vecchia per trovare un nuovo lavoro, che queste erano le mie convinzioni 20 anni fa. Se penso, no, forse 20 e 15,
Se penso che non ho magari dei diplomi o degli attestati per fare un determinato lavoro, io non troverò mai lavoro, perché già a prescindere, questa è la verità che non so che non è vera, perché ad oggi i tempi veramente sono cambiati e cioè, ci sono tante cose a portata di tanti. Ci sono sempre più opportunità e veramente le persone da un giorno all'altro creano, vivono delle loro passioni. Adesso il mercato è talmente ampio che veramente le persone vivono delle loro passioni, ma per arrivare a vivere della propria, passione, quindi amare ciò che faccio e viverci proprio di questo, io devo vivere nelle emozioni elevate e devo avere il mindset di successo. Quindi, di nuovo, da dove abbiamo cominciato, qua possiamo anche finire, l'unica strada sicura e garantita è guardare dentro e lavorare dentro per poter manifestare fuori. E con questo, vi ringrazio. Vi volevo accennare di nuovo che è pronto, quasi pronto, magari vi facciamo la prima la settimana prossima, non lo so. È pronto il nuovo metodo MCA Academy, dove ho unito tre mi cose migliori di tutti i miei corsi di consapevolezza, dove lavoriamo con attivazione, con comando e con codice delle emozioni. E il metodo MCA Academy è diventato un corso accreditato e certificato a livello internazionale. E sono veramente contenta di come l'ho strutturato. Sarà un percorso molto molto efficace. Già dalle prime applicazioni avrete grandi cambiamenti. Ho invertito un po' i moduli rispetto ai corsi precedenti, perché il mio obiettivo era di darvi qualcosa di impatto che funzionasse subito, perché io voglio che durante questo processo di metodo MCA Academy voi cominciate ad avere risultati concreti subito. Quindi ho cambiato un po' l'incastro dei vari moduli. Se volete qualche informazione mi potete contattare in privato. Ufficialmente ancora sto preparando la pagina del corso. Ci saranno comunque sette moduli. Sette moduli e alla fine ci sarà un test, una verifica dell'apprendimento e in base al superamento del test rilascio il certificato del metodo MCA Academy che è riconosciuto a livello accreditato, certificato a livello internazionale. Quindi questa è la novità che vi porto. Come vi avevo promesso che partivano tre processi, il primo è partito, quello di espansione del mastermind avanzato. Adesso il 12 novembre parte metodo MCA Academy. E poi tra un mesetto partirà un altro processo per aiutare chi magari non ce la fa a fare metodo MCA Academy. Quindi vediamo un po' di accontentare tutti, prendersi cura di tutti. Io vi ringrazio per la partecipazione, potete scrivermi anche in privato. Buona serata a tutti, ci vediamo la prossima volta.